I mercati stanno festeggiando, quindi continua la corsa verso l'alto dell'S&P 500 e di tante azioni perché è appena uscito un rapporto, direi, fantastico, ovvero il migliore, il più desiderabile in assoluto per quanto riguarda il mondo del lavoro negli Stati Uniti d'America. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Sto sul pezzo anche il 2 giugno, dopo le varie mangiate, abbuffate, eccetera, vi vado a condividere questa cosa che ho appena esaminato e ve la racconto. Quindi, se volete sostenere il mio lavoro, lasciare un bel like e tutto anche qui in diretta proprio su quello che sta accadendo in queste ore sui mercati del 2 giugno. Per l'apprezzamento, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ora vi spiego il tutto. Cominciamo dal grafico dell'S&P 500. E vi avviso che rispetto ai minimi di ottobre 2022 stiamo superando abbondantemente qui il 20% di crescita con questa seduta. Quindi potremo entrare ufficialmente, se finisce così oggi, in un mercato rialzista. Vi ricordate, vi dicevo, qualcuno di voi mi dava del matto pazzo furioso, qui che a seguito del Golden Cross la stragrande maggioranza delle volte fa seguito nei mesi successivi un mercato rialzista? Ve lo raccontavo qui, vi riportavo la tabella a livello statistico su questo video di 3 mesi fa, proprio quando avveniva quel Golden Cross, quindi l'incrocio della media mobile dal basso verso l'alto, di quella a 50 periodi con quella a 200 periodi della serie. Cerchiamo sempre di affidarci con buon senso alla statistica e di non fare gli indovini. Vedete qui tutta la probabilità in verde e la probabilità in rosso, che quindi le cose sarebbero andate bene. Ora andiamo un po' ad osservare i dati sul lavoro, sono molto interessanti e andiamo a interpretarli insieme a capire perché il mercato abbia reagito così bene e perché addirittura si aspetta che la Fed possa interrompere realmente l'aumento dei tassi il prossimo 14 giugno, quando vi sarà il meeting. Dunque, stiamo osservando qui l'aumento, aggiungete le migliaia, cioè 3 zeri, quindi del posto di lavoro, cioè di nuovi posti di lavoro, della creazione degli stessi. Osserviamo per il mese di maggio 339.000 contro i 294 di aprile, contro i 217.000 di marzo. Quindi vi è una tendenza al rialzo. Perché il mercato è contento? È contento perché, pur essendoci una politica di inasprimento economico, perché vi è il contatto contrario del quantitative easing, quindi non vi sono gli stimoli economici, non si comprano più le obbligazioni come prima, la massa monetaria, l'emissione di nuovo denaro non vi è più, addirittura vi è un drenaggio dello stesso, l'aumento dei tassi di interesse crea delle difficoltà in termini economici. Eppure vedere questa progressione di nuovi posti di lavoro significa che l'economia statunitense e il mondo del lavoro riescono a sopportare questo andamento. E qualcuno di voi potrebbe dirmi: ma per gli stessi motivi, quando si vedeva un mercato del lavoro forte, ci ricordiamo che l'S&P 500, che i mercati reagivano male perché questo andava a corrispondere a una probabilità dell'aumento dell'inflazione? Sì, però ci sono due grandi ma. Bisogna leggere altri dati che hanno fatto festeggiare il mercato e hanno reso questo rapporto perfetto. Innanzitutto ricordiamoci che vi è una tendenza al ribasso dell'inflazione iniziata dallo scorso luglio in America. Quindi più o meno stiamo arrivando a una corrispondenza fra i tassi di interesse e l'inflazione. Poi vedremo se sarà confermata anche nei prossimi mesi. Però ci sono altri dati sul lavoro. Qui stiamo osservando l'aumento, in termini percentuali, della contribuzione oraria, cioè proprio di quanto va a guadagnare un americano, cioè quanto aumenta il mio stipendio. Vi è questa progressione, che è importante per mantenere un potere di acquisto, ma è più bassa rispetto ai mesi precedenti, quindi si mantiene bassa, non è andata di pari passo con l'aumento rispetto ai mesi precedenti, nuovi posti di lavoro. E allo stesso tempo, qui non ho il grafico, ma vi avviso che la settimana retribuita si è accorciata negli Stati Uniti, cioè se prendiamo tutta la media dei lavoratori, ogni americano lavora meno 0,1 ore in meno. Può sembrare poca roba, ma è un valore negativo, perché comunque lo stipendio è dato anche dal numero di ore che uno va a lavorare.
Quindi, quando noi abbiamo un numero positivo da una parte sui dati del lavoro e allo stesso tempo dei altri dati un po' negativi, otteniamo quel perfetto equilibrio che ci dice: ehi, Federal Reserve, guarda, qui adesso noi siamo abbastanza forti da resistere alla recessione, ma non così forti da riuscire a sostenere ancora questa inflazione che è in calo da luglio. Quindi è il perfetto equilibrio, è la perfezione, cioè quello che tutti quanti desideravano vedere. Se uno avesse chiesto al genio della lampada un tipo di rapporto sul lavoro, avrebbe chiesto esattamente questo. Ecco perché i mercati festeggiano. E allora, rispetto a una settimanella fa, quando le probabilità di un aumento di 25 punti base, quindi la continuazione dell'aumento dei tassi di interesse, era più alta rispetto all'esatto opposto, beh, qui ormai le fasi si sono invertite. Quindi il mercato in questo momento dà 63% di probabilità che non vi sia più un aumento dei tassi di interesse. Quindi che forse sia stato raggiunto il pivot, si aspetta questo, vuole questo, il mercato lo va a prevedere, non c'è più bisogno di aumentare quei maledetti tassi. Vedete, qui sono le probabilità per il prossimo 14 giugno 2023 e quelle di un aumento sono scivolate al 36%. Bene ragazzi, eccoci qui giunti alla conclusione. Spero di avervi fatto cosa gradita, quindi vi ho spiegato un po' quello che è successo in queste ore. Se non avevate il tempo di aggiornarvi, ma il desiderio di essere aggiornati, quindi lasciate un bel like, una bella iscrizione al canale per il lavoro che porto qui sul tubo e vi assicuro che vi do appuntamento a prestissimo con nuovi preziosi contenuti. Ciao!